Da che parte devo cominciare? Queste donne sono imprenditrici e sono rappresentanti ciascuna di una categoria imprenditoriale. Il nostro scopo è proprio quello di promuovere tutte le iniziative che possono servire a incentivare l'imprenditoria femminile, quindi aiutare le donne a diventare imprenditrici. Allora, in questo senso ci siamo occupati di attività di formazione, ci siamo occupate e ci occupiamo di facilitare l'accesso al credito per le donne. Il comitato ha una segreteria che è attiva in Camera di Commercio e quindi abbiamo uno sportello con una persona che è disponibile a dare tutte le informazioni necessarie alle donne che vogliono diventare imprenditrici. Sul sito della Camera di Commercio abbiamo un kit di autoapprendimento per aiutare le persone che non hanno praticità sulle nuove attività, sulla prassi, sui costi di un'attività, e quindi abbiamo fatto questo strumento in modo che ognuno da casa può vedere quali sono i passaggi per diventare imprenditore. Lei che scuola ha fatto? Ragioneria e giurisprudenza per il informatico. Che settore le interessava? Cosa voleva aprire? Vediamo poi sulla banca dati. Guardi, non saprei, io ho pensato comprare all'ingrosso e distribuire. Allora, per i permessi deve sentire in comune. È a Parma o provincia di Parma? Parma. Sì, allora deve andare al DUC e poi a Mia Alimentana, allo sportello per le attività produttive. Sì. Quindi passato in comune, poi per aprire l'attività in Camera di Commercio può rivolgersi o a un'associazione di categoria oppure a un consulente o un commercialista. Le do io l'elenco di tutte le associazioni di categoria di Parma e lei, secondo il suo settore, può rivolgersi all'associazione che preferisce. Il locale l'avete già individuato? Ogni attività ha dei requisiti, ci saranno delle norme, delle licenze che dovrà seguire. Sì, poi mi chiedeva finanziamenti. Sì, poi io se dovessi aprire dovrei avere un capitale tutto il mio personale o c'è anche la banca che mi aiuta? Sì, a Parma abbiamo la convenzione per l'imprenditoria femminile e consiste nella possibilità di ottenere un finanziamento con un tasso agevolato. La Camera di Commercio ha posto in essere un abbattimento tassi del 2%, avrà poi una garanzia che viene gestita dalle cooperative di garanzia che trova qui in Camera di Commercio. Le cooperative di garanzia hanno lo scopo principale di facilitare l'accesso al credito ai propri soci. Le cooperative rilasciano una garanzia su dei finanziamenti che vengono erogati dagli istituti di credito convenzionati. Su questi finanziamenti ci sono dei tassi convenzionati con gli istituti di credito, ma vengono soprattutto, per quello che riguarda l'imprenditoria femminile, viene rilasciato un contributo in conto interessi della Camera di Commercio al fine di abbassare il tasso di interesse di 2 punti percentuali. Finalmente sono diventata un'imprenditrice.